Ci ho pensato molto sul se fare o meno questo video, quanto potesse essere utile andare a creare ancora magari dibattito o discussione sulle vicende di Malachi Black e Buddy Matthews, ma alla fine, dato che sostanzialmente le informazioni effettive, concrete su quello che sarebbe stato il loro futuro dopo All Out sono venute fuori dal contesto indie, sostanzialmente, e infatti bastava solamente recuperare gli eventi magari e ascoltare ogni tanto, proprio effettivamente mettersi lì a ascoltare quello che viene detto dai diretti interessati. Ma appunto, tralasciando questo, appunto, le informazioni in particolare sulla pausa che entrambi hanno preso comunque dal mondo del wrestling sono venute fuori durante delle loro ultime apparizioni nella scena delle indie. Per Malachi Black durante l'apparizione nello show Prestige Perseverance del 17 settembre, per Buddy Matthews invece durante la sua apparizione in Fight Life Pro Wrestling, dove entrambi sostanzialmente dopo il loro match hanno specificato che gli serve del tempo per riequilibrare, per capire, elaborare alcune cose, ma sostanzialmente non hanno dato un addio a nulla. Cioè, Buddy Matthews, nello specifico, anche poi l'ha detto: non è un addio, ci vediamo. Stessa cosa anche Malachi Black. Il tutto in un contesto non proprio grande, magari televisivo, come può essere invece quello dell'AEW, dove i due sono usciti di scena in modo molto più tranquillo, senza tanti proclami, ma un contesto comunque pari merito importante per quanto riguarda le carriere dei due membri dell'House of Black, perché la scena indie è la scena comunque che li ha visti crescere, magari soprattutto l'Europa per quanto riguarda l'inizio della carriera, ma poi comunque i due hanno fatto diverse apparizioni anche negli Stati Uniti. Malakai, appunto, spostatosi dall'Europa agli Stati Uniti, poi ha avviato, così come anche Buddy, australiano, arrivato negli Stati Uniti, ha avviato quel processo che li ha portati in contesti più grandi, ma appena ne hanno avuto la possibilità, comunque sono tornati in quei mondi più piccoli, ma dove comunque hanno potuto portare sempre del buon wrestling. Malakai Black magari ha fatto meno match rispetto ai suoi precedenti stint nelle indie, solamente 9 match dal 2021 in avanti, per Buddy Matthews qualche apparizione in più, ma comunque entrambi hanno sempre portato del buon wrestling, a volte anche creando del sottobosco narrativo, comunque delle piccole storie, magari come quella di Buddy e TJP, comunque in MLW, per la prima apparizione di Buddy Matthews, e unica finora in MLW. Per Malakai invece qualcosa di più concreto che ha portato poi ad avere un House of Black completa anche in AEW. Infatti lui è arrivato in PWG un po', come dire, con grande clamore, salvando comunque Bandido, se non ricordo male, da un pestaggio multiplo da parte di Super Dragon, Flamita e Taurus, e poi portando con sé anche Brody King, quel Brody King che poi abbiamo visto appunto in AEW, il primo al fianco di Malakai Black, seguito poi da Buddy Matthews, che è arrivato sostanzialmente poco dopo. Brody King e Malakai che sono arrivati a vincere anche i titoli di coppia della PWG, hanno affrontato gli Aussie Open. Peccato che i match PWG siano così difficili da reperire, perché è sicuramente un match molto godibile, così come invece vi consiglio, altrettanto magari godibile, questa volta però ve lo dico per certo perché l'ho visto, il match fra Malakai Black e Davey Richards in Prestige Wrestling, il debutto di Malakai, davvero match molto bello, un confronto che va un po' fra il tecnico e colpi un po' più di impatto, sempre altrettanto bello e da recuperare è il match fra Malakai e Buddy Matthews in Wrestlecade, così come lo scontro fra Buddy Matthews e Okada in NJPW. Quindi, cioè, sostanzialmente il messaggio è molto semplice: se vogliamo proprio soffermarci effettivamente su delle situazioni, su degli atleti, facciamolo su quello per cui comunque loro si impegnano e concretamente lottano, il wrestling. Guardiamo quello che hanno fatto, pensiamo magari a quello che potranno fare quando torneranno, con i loro tempi, comunque quando sceglieranno effettivamente di farlo. Guardiamo quanto più wrestling possibile, perché è quello che fa assolutamente bene e ci aiuta anche a dialogare poi positivamente. Dal vostro Draco è tutto, a un prossimo capitolo.